Fai così. Ciao a tutti e buon anno. Stamattina io e Alessandro vi vogliamo fare i nostri migliori auguri per un grande 2019. È stato un 2018 in cui abbiamo combattuto quella classe di italiani privilegiati che si è opposta al cambiamento, che ci sta combattendo anche in questi giorni, perché stiamo bloccando le pensioni d'oro, stiamo bloccando un sacco di cose che vi avevamo promesso avremmo tagliato e li stiamo tagliando. E soprattutto è stato un 2018 in cui ci siete stati vicini, ci avete voluto bene e noi per questo vi ringraziamo, perché senza di voi non saremmo andati da nessuna parte. C'è ancora tanto da fare, siamo soltanto alla fine dell'inizio, perché abbiamo ancora tante cose nel 2019 da portare a casa. Ieri sera vi abbiamo promesso che vi regaleremo una bella legge che taglia gli stipendi a tutti i parlamentari della Repubblica, ma dovremo fare tante altre cose sull'ambiente, tante cose sulla politica estera, tante cose che nei prossimi mesi faremo insieme, perché è sempre un percorso partecipato. Oggi la cosa che posso augurarvi per il 2019 è di fare le cose che vi piacciono. Fate sempre le cose che vi rendono felici, perché sicuramente sono stati anni difficili in cui abbiamo dovuto fare delle battaglie grosse, ma ci è sempre piaciuto combattere quei signori che utilizzavano i soldi pubblici o le leggi dello Stato per privilegiarsi di una serie di diritti di cui non dovevano godere. Quindi fare le cose che piacciono è alla base di qualsiasi cosa. Vi auguro un grande 2019. Io sono d'accordissimo su questa cosa, fare le cose che danno passione. Siamo in un luogo, come vedete, come hanno scritto, segretissimo. Questo è un posto che non lo conosce nessuno. Vedete i fantozzi, dice, questo è un posto che non conosce nessuno. Tanti auguri, ieri è stato bello per me rivedere Luigi dopo 7 mesi. Per cui tanti tanti auguri di buon anno a tutti quanti. Un grande abbraccio. Ciao.